Il processo di deindustrializzazione è abbastanza lungo a Savona perché parte dal dopoguerra e si completa negli anni 90 attraverso diverse fasi, nelle quali per alcuni decenni Savona è stata comunque una città e il savonese, perché poi nel tempo diventa sempre più difficile parlare solo della città, ma bisogna parlare di sistema e quindi di provincia, o quantomeno di Savona, Vado e Valle Bormida. E mantiene una presenza industriale forte comunque fino agli anni 80. Tra gli anni 80 e gli anni 90, con la perdita di alcuni importanti insediamenti industriali, tra cui di Italsider e poi negli anni 90 tutto il comparto chimico in Val Bormida, si apre un dibattito in provincia sulla riconversione dell'economia della provincia e quindi anche di Savona. Con un'idea che si faceva avanti in quegli anni, che erano gli anni, non dimentichiamoci del piccolo e bello, no? In cui si pensava che si potesse competere a livello internazionale anche con imprese molto piccole, che in quanto snelle, sarebbero dovute essere capaci di competere con le grandi imprese internazionali, cosa che poi non è nella realtà avvenuta. E nel dibattito che si era sviluppato nel Savonese, il ragionamento era: Savona può fare a meno dell'industria perché può avere una forte vocazione nel turismo, nel terziario e nei servizi. Nella convinzione che questa vocazione, lo sviluppo, l'affermazione di questa vocazione, di questa realtà avrebbero potuto sostituire pienamente, anche dal punto di vista economico, del reddito disponibile, la presenza industriale. Nel tempo si è dimostrato che questa cosa non è vera, non è possibile, non è realizzabile, perché una forte presenza industriale con un indotto con produzione di qualità produce anche lavoro di qualità e reddito di qualità. Oggi noi sappiamo che purtroppo nel turismo, nel terziario, c'è il lavoro pagato peggio, il lavoro più precario, il lavoro meno stabile. Nell'industria invece si produce lavoro più stabile, più di qualità, ovviamente laddove si investa in tecnologia, in formazione, cosa che può avvenire più facilmente nell'industria che in altri settori. Chiaramente non si può pensare di ritrasformare Savona in quello che era subito nel dopoguerra. Bisogna immaginare una realtà dove convivano realtà legate al terziario, al turismo e realtà industriali e convivano senza danneggiarsi l'un l'altra. Il tema della compatibilità ambientale degli stabilimenti nel Savonese, ma non solo qui, ovviamente se ne parla in tutta Italia e nel mondo, è uno dei temi più discussi in questi tempi. Il tema del rapporto tra lavoro e salute, tra esigenze che ha il territorio di avere un ambiente vivibile e esigenze che ha il territorio di avere allo stesso tempo insediamenti industriali, è un tema di grande attualità. Basta vedere la questione dell'Ilva di Taranto, che è l'esempio maggiore in questo periodo. La città di Savona, come tante città in Italia, si è trasformata tanto negli anni perché le fabbriche sono sparite dalla città. Inizialmente la città si sviluppava e cresceva attorno alla fabbrica. La fabbrica era parte integrante della città. Poi si è sentita giustamente l'esigenza, per questioni ambientali, urbanistiche e anche pratiche, quindi di costi di produzione, avere stabilimenti più efficienti vicino alle autostrade, di costruire gli stabilimenti fuori dalle città. E su Savona si sono liberati tantissimi spazi, quelli che vengono immediatamente in mente a tutti sono quelli dell'Italsider con il Crescent o le aree ex Metalmetron dove adesso ci sono le officine, ma un po' di anni prima la Magrini si è trasferita a Bragno in Val Bormida e ha liberato uno spazio molto grande all'interno del quartiere di Villa Piana o prima ancora tutte le aree sulla sponda destra del fiume Letimbro, quindi le aree di Corso Ricci, dove adesso c'è l'Ipercop e dove Arte sta costruendo i palazzi, sono aree dove prima erano presenti delle industrie, le vetrerie Viglienzoni erano in quelle aree lì dove adesso si sta costruendo. Quindi Savona ha recuperato dal punto di vista urbanistico tante aree con tutte le contraddizioni che questa cosa qui comporta. Intanto il fatto che spesso anche tanti industriali, e questa cosa qui sta avvenendo anche da altre parti, scelgono di investire più nel mattone che nel processo industriale, quindi nella tecnologia. E poi ovviamente le scelte di ciò che si costruisce e di come si costruisce negli spazi che rimangono liberi aprono discussioni infinite che hanno, come dire, fatto parte anche della storia di Savona di questi ultimi anni. Negli anni
delle bombe avevo 4-5 anni, quindi ero un bambino piccolissimo, però io abitavo alla villetta in via Mendola e mi ricordo in particolare l'esplosione della bomba di via dello Sperone, perché abbiamo sentito un botto fortissimo, cosa che io mi ricordo probabilmente legato anche alla presenza delle cave, non solo delle bombe, capitava spessissimo all'epoca, tant'è vero che io non mi ero neanche particolarmente spaventato. E la cosa che mi ricordo adesso con curiosità è che mia madre, anziché rinchiudermi in casa, come ad oggi sarebbe, come dire, la cosa più immediata da fare, mi portò fuori a vedere cos'era successo. E arrivavamo in via dello Sperone e io ricordo tutti i vetri rotti, per cui mi ricordo questa gente affacciata alla finestra che spazzava i vetri dal davanzale. E l'altra cosa che a distanza mi fa una certa impressione, è che non mi ricordo scene di panico. C'era una situazione di apprensione, ovviamente, curiosità, tanta gente, ma non me la ricordo, non me lo ricordo come un episodio traumatico. Poi negli anni, ovviamente, mio padre e mio nonno facevano parte dei comitati di sorveglianza e mi raccontavano spesso della partecipazione civile all'epoca e quindi delle pattuglie per la città, quindi forse questa cosa qua condiziona il mio pensiero, ma io mi ricordo la bomba di via dello Sperone e la gente che spazzava i vetri dal davanzale delle finestre.